stato denunciato a piede libero il 27enne sassarese ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di un uomo di 37 anni affetto da fragilità mentale e riconosciuto disabile al 90% davanti ad un locale notturno di Olbia all'alba del 10 luglio scorso. Il brutale pestaggio, scatenatosi sembra per motivi futili, è stato filmato da alcune persone che non solo hanno documentato quanto accadeva, ma non hanno mosso un dito per difendere la vittima, che è stata lasciata esanime per terra. Lo staff del locale, dinanzi al quale si è consumato l'episodio, ha soccorso il 37enne e lo ha accompagnato al pronto soccorso di Olbia, dove è stato giudicato guaribile in 45 giorni. Il video del pestaggio ha fatto il giro dei social network, destando parecchie polemiche. L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine per motivi simili, per quello che può valere, ha chiesto scusa sempre tramite social, alla vittima e alla sua famiglia. I carabinieri della stazione di Olbia, Poltuquadu, sono venuti a conoscenza di quanto accaduto soltanto venerdì, quando la vittima ed il proprio avvocato hanno deciso di presentare una querela per quanto riguarda l'accaduto. È stato proclamato il lutto cittadino a Castelsardo. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Simone, il 17enne rimasto coinvolto in un tragico scontro tra il suo scooter, sul quale viaggiava con una ragazzina di 15 anni, anche lei ferita gravemente, e un Audi A3 condotta da un uomo di Badesi, sulla Castelsardo Badesi all'alba di sabato. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Valle d'Oria e Porto Torres, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, che hanno trasferito i due ragazzi al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Le condizioni di Simone, che avrebbe compiuto 18 anni fra un mese, sono apparse fin da subito disperate e sono peggiorate ulteriormente di ora in ora, tanto che i genitori, con un grande gesto di amore, in un momento così doloroso, hanno dato il consenso per l'espianto degli organi avvenuto nella serata di ieri. Sul corpo della giovane vittima è stata disposta l'autopsia, un atto dovuto in queste circostanze, dopo la quale la salma sarà restituita ai familiari per l'ultimo saluto previsto per domani. Dolore e sgomento nelle parole del primo cittadino di Castelsardo, Franco Cucureddu, che in segno di lutto ha annullato le manifestazioni estive previste in questi giorni in città. Anche il ministro dei trasporti del Rio, ex presidente dell'ANCI e persona stimata, ha confermato che la tassa della discordia, quella per intenderci che ha fatto fuggire la compagnia irlandese Ryanair dal Ghero, verrà abolita. Un passaggio importante che speriamo possa portare un po' di serenità ai cittadini e imprenditori del nord dell'isola. Ad Alghero, nel frattempo, sono state raccolte oltre 5.000 firme per la tutela dell'aeroporto. Queste sono state raccolte prevalentemente nella città catalana. Nonostante questo risultato positivo, riteniamo che non può essere relegato solo nella città di Alghero, perché l'aeroporto di Alghero Fertilia, così come il porto Tiritano, devono essere tutelati dal territorio della Sardegna nord-occidentale. Sarebbe ora che tutti i cittadini, al di là del colore politico, facessero sentire la voce per non far scomparire dei punti nevralgici essenziali per lo sviluppo di questo territorio. Continua l'iniziativa Questo non è amore, slogan che la Polizia di Stato ha scelto di legare al nuovo progetto partito lo scorso 2 luglio, in contemporanea in 14 province italiane e tra queste anche quella di Sassari, contro la violenza sulle donne. Il progetto ha come finalità la creazione di un contatto diretto tra le donne ed un'equipe di operatori specializzati, pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi spesso ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di polizia. Sabato mattina la postazione mobile della Polizia di Stato, che ospita un gruppo di esperti costituito da un medico psicologo della Polizia di Stato, un operatore della squadra mobile, sezione specializzata e un operatore della divisione anticrimine o dell'ufficio denunce ed un rappresentante della rete antiviolenza locale, ha stazionato nella piazza del comune di Porto Torres. La presenza degli esperti è stata particolarmente apprezzata e la postazione della polizia è stata meta di numerose visite da parte della cittadinanza e di numerosi turisti che affollano la località balneare. Si
Si è tenuta sabato scorso a Sentino la rassegna musicale Note d'autore. È stata una serata con un grande successo di pubblico, con moltissime persone assiepate nella piazza dei 45 per godersi un paio d'ore di spettacolo. La rassegna musicale, organizzata da Giulio Martinetti e Mega Chips Musica di Gabriele Masala, con il patrocinio del comune di Sentino e la collaborazione della Proloco di Via Sassari, è arrivata alla 13ª edizione e ha visto salire sul palco numerosi artisti isolani. Più di 50 musicisti si sono alternati sul palco, presentati da Giulio Martinetti e Sonia Sole. Si sono esibiti Il Giardino, The Last Syndrome, Marta Pedoni e Mr. Pierre, No Jazz Quintet, Creusa de Mar, Michele Pieraccini, Mistral Sound, Manuel Maltana, Claudio Sini, Carlo Marini, Corale Amici del Canto Sardo, Federica Caboni, Mara De Martis, Blackout Family. Tra le altre iniziative è stato molto apprezzato l'intervento dell'Associazione Canne al Vento di Sassari, che si occupa di problematiche inerenti ai disturbi alimentari. Trovato l'accordo con alcuni giocatori del campionato di Lega Pro, la Torres riesce ad iscriversi al torneo di Serie D e risolvere uno dei primi grossi problemi stagionali. Erano 11 gli atleti della stagione 2014-2015 che avevano inoltrato un'avvertenza verso la società rossoblù per poter ricevere alcuni stipendi mancanti. La nuova società è riuscita a trovare in extremis un accordo che riconosce il 70% dei soldi ai vecchi tesserati, evitando così gli strali della Covisod che di fatto avrebbero precluso l'iscrizione alla quarta serie nazionale. Ora Daniele Piraino e soci si dovranno concentrare sul tesseramento di nuovi giocatori per affrontare la nuova stagione, visto che dalla rosa dello scorso campionato sono rimasti solo alcuni giovanissimi. Venuta meno ancora prima di iniziare la collaborazione con il direttore sportivo Vittorio Tossi, il neopresidente metterà in campo tutta la sua proverbiale esperienza, maturata nel ruolo di procuratore sportivo, per poter portare a Sassari degni giocatori di indossare la gloriosa maglia rosso-blu. L'obiettivo minimo dichiarato è quello di emulare il risultato ottenuto sul campo dalla brigata condotta da Marco San, raggiungere i play-off. Non sarà un'impresa facile per il neotecnico Guglielmo Baci, a meno che Piraino e soci non facciano arrivare a Sassari una serie di giocatori del calibro di quelli promessi un mese fa, vedi il bomber Giuseppe Meloni e Giuseppe Nuvoli, smentendo con i fatti concreti i numerosi scettici che si annidano tra i tifosi e tra noi addetti ai lavori. Bentrovati amici a questa prima puntata dedicata ai condomini. Vi chiederete perché i condomini? È un argomento molto attuale quello della contabilizzazione del calore, è un argomento che fa riferimento alla legge 102, al decreto legislativo 102 del 2014, che obbliga in buona sostanza tutti i condomini ad adeguare i propri impianti termici, parliamo di impianti centralizzati, sia ben chiaro, ad adeguare i propri impianti termici secondo le normative. Ecco, noi ci occuperemo proprio di questo. Il nostro intento sarà quello di darvi tutte le informazioni necessarie affinché possiate sciogliere qualsiasi dubbio che vi attanaglia. E a tal proposito vi diciamo anche che noi siamo disponibili ad accettare le vostre mail che vorrete inviarci all'indirizzo nostro di TeleG, che è info@teleg.tv, dove farete le vostre richieste e ci proporrete tutte quelle che sono le vostre perplessità, e sarà nostra cura rispondervi attraverso i tecnici che di volta in volta si alterneranno qui da noi. Per iniziare questa nostra prima puntata, oggi abbiamo un ospite che è il signor Salvatore Manca, che appunto, ben arrivato Salvatore, buongiorno, che appunto ci inizierà a parlare di questo problema che sta creando un po' di panico nei condomini. Fare, non fare, bisogna adeguarsi, obbligatorio, non è obbligatorio. Io partirei con una prima domanda al signor Manca. Io chiederei qual è la filosofia che ha portato il legislatore ad obbligare i condomini ad adeguare gli impianti, appunto, centralizzati soprattutto. Qual è questa filosofia? Perché lo hanno fatto? Ma l'impianto di riscaldamento pone sulla bilancia due fattori.
il benessere climatico all'interno dell'appartamento, dall'altra parte il costo prodotto dall'energia, che ovviamente si utilizza per questo scopo. La Comunità Europea si è resa conto che, non da adesso ovviamente, che il fabbisogno energetico all'interno della Comunità Europea non è soddisfatto all'interno della comunità stessa, quindi sono sempre necessari nuovi approvvigionamenti dall'esterno che ovviamente procurano dei costi. Un altro fattore del quale la Comunità Europea ha preso atto è che l'edilizia urbana assorbe circa il 40% dell'energia utilizzata complessivamente all'interno dell'Unione. Il 40%. Il 40%. Quindi si è pensato di intervenire all'interno del fattore edilizia per cercare di calmierare, quindi cercare anche lì un risparmio energetico, oltre ovviamente che nell'industria, cioè, però quello che ci interessa nella fattispecie è il risparmio energetico che viene ricercato nell'edilizia urbana. Si parla quindi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ma come possiamo definirle queste due fasi, termoregolazione e contabilizzazione del calore? Come le definiamo? Ma la termoregolazione, lo dice la parola stessa, è la regolazione del calore. In parole povere, noi abbiamo la possibilità, con questa strumentazione che dovrà essere installata e di cui avremo occasione di parlare successivamente, di installare della strumentazione che ci consente di regolare il calore prodotto dai nostri termosifoni. In altre parole, abbiamo la possibilità di regolare la temperatura all'interno dei nostri ambienti, ovviamente. Abbiamo necessità di più caldo, siamo disposti a sobbarcarci un costo maggiore, abbiamo la possibilità di risparmiare e quindi diminuiamo la temperatura. Questa è la termoregolazione. Insieme a questa strumentazione che ci consente di regolare la temperatura degli ambienti, troviamo la contabilizzazione del calore. In che cosa consiste? Consiste nella installazione all'interno dell'impianto condominiale di diversi strumenti, a seconda di come è costituito l'impianto. Anche qui avremo occasione successivamente di valutare le diversità della tipologia di impianti, contabilizzare qual è il consumo volontario, e anche questo è una precisazione che bisogna fare, e vediamo che cosa significa consumo volontario. O involontario. Ovviamente se c'è involontario, questo presuppone che ci possa essere un consumo involontario, quindi di questo avremo occasione di parlare. Appunto, questa strumentazione ci consente di calcolare il consumo di calore che ogni utente avrà intenzione di consumare attraverso le valvole termostatiche. Diciamo che in pratica si torna finalmente a quello che è il consumo reale che ogni condomino poi va ad effettuare. Finalmente in un impianto centralizzato si avrà la possibilità di consumare, cioè di pagare realmente per quello che si consuma, quello che prima non era consentito. Della serie, faccio un esempio molto banale, se durante il periodo di riscaldamento, che va, ricordiamolo, dal 15 novembre al 31 di marzo, una persona durante questo periodo si fa la sua settimana bianca, ad esempio, sta fuori di casa per una settimana, chiude e per quella settimana non paga, a differenza di come era strutturato prima. Quindi diciamo che un po' ci si rende indipendenti. Mi sbaglio? Assolutamente, assolutamente no, è correttissimo. E voglio dire, gli argomenti da questo punto di vista non mancano, cioè, avremo da chiacchierare per ore. Parecchio. Ma questo tipo di soluzione praticamente ci avvicina molto, anzi diciamo che equipara l'impianto centralizzato a quello autonomo, perché con l'installazione di queste apparecchiature noi avremo la possibilità di accendere l'impianto quando ci pare piace, di spegnerlo quando ci pare piace. Regolare la temperatura come ci pare piace, quasi come ci pare piace, perché la normativa prevede che la temperatura all'interno degli ambienti non può superare i 20 gradi.
con una tolleranza di 2 gradi, che non significa che uno può arrivare a 22. La tolleranza di 2 gradi è consentita perché potrebbe esserci un errore nella strumentazione, sia di un eventuale ente di controllo che viene in casa a controllare la temperatura, quindi potrebbe avere la strumentazione che non è perfetta, e sia la strumentazione che noi avremo in casa, perché una valvola termostatica che noi siamo convinti di aver regolato sui 20 gradi probabilmente è invece 22, e noi inconsapevolmente la facciamo andare avanti così. Va bene, allora guardi, chiudiamo questa nostra prima puntata, ma vorrei chiederle soltanto un'ultima cosa. Adesso abbiamo dato già una prima infarinatura su questa normativa. Le vorrei chiedere, questo decreto legislativo, ripeto, il 102 del 2014, prevede l'obbligatorietà di adeguare gli impianti entro il 31 dicembre del 2016, perché ricordate, dal 1 gennaio 2017 si sarà passibili di sanzione, giusto? Ecco, ma esistono delle deroghe? C'è qualche possibilità che un impianto per un qualsiasi motivo non possa essere adeguato? E se sì, quali sono? Allora, precisiamo una cosa, prima di tutto. Questo decreto legislativo 102 del 2014, che sembra la bestia nera o sembra il Vangelo di tutta la normativa, in realtà di risparmio energetico, di contabilizzazione del calore, di termoregolazione, se ne parla già con la legge 10 del 1991, che sembra la preistoria. Ancora prima del Trattato di Kyoto. Ancora prima. Il decreto legislativo 102 del 2014, diciamo che dice: signori belli, tutto quello che abbiamo previsto dal 1991 e successive modificazioni, eccetera, eccetera, dovrà essere fatto entro il 31/12/2016. Questo è. Okay. E poi precisa quali saranno le sanzioni, che sono distribuite sia all'amministratore del condominio che ai condomini, sì, eccetera, eccetera. Quello che intendevo io, sì, nella mia domanda era questo, cioè se qualche condomino dice no, noi non lo possiamo fare, noi non lo facciamo, loro sono obbligati, sì, davvero, ok, ma c'è qualche possibilità che invece questa obbligatorietà non possa essere messa in pratica? La legge prevede precisamente quando si può evitare di installare queste attrezzature. I casi possono essere di due tipi. Allora, uno è di natura tecnica, quindi l'impianto inadeguato. No, quindi quando il progettista o un tecnico abilitato, dopo aver fatto una bella analisi dell'impianto, dell'edificio, eccetera, eccetera, rilascia una dichiarazione e dice: in questo edificio non è possibile adeguare l'impianto. Teniamo conto che la normativa però parla anche di un altro, forse qua stiamo anticipando qualche discorso successivo, perché in prima battuta la normativa obbliga all'installazione di contacalorie. Il tecnico, dopo aver fatto la diagnosi energetica, progettazione, eccetera, eccetera, può dimostrare che il contacalorie, soprattutto dove ci sono gli impianti a colonna, non può essere installato e quindi devono essere installati i ripartitori. E questa è una. L'altra? L'altra è di carattere economico, cioè il rapporto tecnico-economico. Allora, il progettista, attraverso una relazione, dico la verità, nelle ricerche fatte attraverso l'Istituto Termotecnico Italiano, l'ANTA, eccetera, eccetera, casi in cui questo possa essere possibile sono di una rarità incredibile. Comunque, il tecnico, sotto la sua responsabilità, deve dimostrare che non c'è un rapporto. Il costo per realizzare l'adeguamento, la normativa, eccetera, eccetera, è eccessivo rispetto ai benefici che se ne possono trarre, quindi è antieconomico. Quindi mi pare ma di non capire ci sono parametri precisi per poterlo fare. Quindi mi pare di capire, possiamo anche dirlo, cari condomini, le possibilità sono molto, ma molto poche, che non ci sia possibilità di adeguarsi, quindi è un qualcosa che diciamo si deve fare, punto e basta. Sì, ma questa diciamo che è una paura anche che deriva da una cattiva fama che
che è andata avanti a partire da qualche mese a questa parte su questo adeguamento alla normativa per quanto riguarda la contabilizzazione del calore, che è venuta fuori da certa stampa e da certi articoli Ma su internet, eccetera, di eccetera, queste e la gente ha cose. avuto paura, parlavano di tassazione degli alloggi, Vabbè, sono di queste sciocchezze. cose poi avremo modo di approfondire. Io per questa prima puntata mi fermerei qua. Vi do appuntamento a domani per la seconda puntata. Domani tratteremo un altro argomento, andremo a vedere le fasi che sono necessarie appunto per arrivare ad adeguare il proprio impianto. Va bene, caro signor Manca, a domani e Domani. a domani anche a voi. Grazie. Linea alla pubblicità.
TG Informazione e Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.